La domanda è: ci sarà il desiderio politico una volta portato a termine e a compimento il lavoro di Marattina e dei suoi colleghi per fare, lo diceva da ultimo Giovine, i decreti legislativi? Noi al 10 agosto, 15 agosto, tanto il Senato va in ferie prima della Camera, perché il Senato, ragazzi, infatti l'abolizione del Senato era un errore anche per questo, e noi senatori andiamo in ferie prima, diciamo il 5 agosto, 7 agosto, 10 agosto, 13 agosto esagerando, è finita, va in gazzetta ufficiale e tutti noi applaudiamo. A quel punto partono 2 anni, 18 mesi, 18 mesi, quindi dall'agosto del 2022, se voi aumentate 18 mesi, si arriva ragionevolmente al febbraio del 24. Questi sono conti che riesce a fare anche Toninelli, non sono difficili. Di fronte a questo conto arriviamo al febbraio del 24 e voi direte, ma a mezzo c'è l'elezione. E qui la domanda dobbiamo farla al Presidente del Consiglio. Vorrà il Presidente del Consiglio provare a attuare quei decreti legislativi? Io mi immagino di sì. Lo fa però con una maggioranza che nel frattempo è già in scampagnata elettorale e lo sarà a maggior ragione da quella data che è il 17 settembre, che è quella che segna la certezza del vitalizio per i parlamentari. Poi direte, ma come sei volgare? Sono molto volgare, ma vi sto dicendo la verità. Cioè che nel momento in cui il parlamentare alla prima legislatura, metti caso che sia Grillino, lo dico perché Grillini erano il 33% della composizione parlamentare, capisce che c'è la certezza del vitalizio, a maggior ragione è un bomba libero tutti. Voi direte, ma questo è un modo sbagliato di fare. Sì, ma vi sto raccontando quello che accadrà, non vi sto dicendo quello che è giusto. Allora, la prima questione è, accanto alla riforma del fisco, ricordiamoci sempre che c'è bisogno di una riforma che fa scegliere al cittadino chi vince e chi perde le elezioni. E questa cosa qui lo so che parlarne io vuol dire parlare di corda in casa dell'impiccato, ma la riforma costituzionale che permetta di avere un sistema come quello del sindaco d'Italia, vinci tu, vince lui, chi vince governa per 5 anni, punto. Beppe Sala per 4 anni e mezzo da oggi può fare il sindaco, cioè non viene a Roma, cosa che, come dire, qualcuno auspica e che certo non sarebbe neanche male. Perché se voi volete il decreto legislativo, se c'è un Presidente del Consiglio che è eletto direttamente dai cittadini e che dice io ho preso l'impegno di eliminare l'IRAP, io ho preso l'impegno di abbassare le tasse sul lavoro, io ho preso l'impegno di... Se c'è un Presidente del Consiglio che è credibile perché non dipende dalle volubili scelte della maggioranza, allora si va nella giusta direzione.